Ciao a tutte ragazze, allora nuovo video, questa volta è un total look come tanti di voi mi avete richiesto. Questo qui sarà un total look per la festa della donna. Spessissimo le ragazze, per la fretta o comunque perché ci sono poche idee, realizzano quasi sempre lo stesso smoky, quindi quest'anno, non volendo essere una di queste ragazze, ho deciso di realizzare un trucco un po' diverso, un po' più colorato, quindi sempre molto forte, però appunto indicato per la sera. Per il resto naturale, non mi vedete il rossetto, anche se nel video ce l'ho perché ho preferito toglierlo. Comunque vi faccio vedere le unghie, ho deciso di abbinare lo smalto all'ombretto ed è il 338 di Kiko, quindi anche qui un'idea un po' carina. Ho deciso di mettere le perle per non essere, diciamo, troppo appariscente, quindi per non avere orecchini troppo pesanti e quant'altro. Come vedrete, questo è un look total black. C'è la particolarità delle calze, quindi ho voluto comunque mettere particolarmente in risalto le calze. Ho deciso anche di fare, appunto, di dare due opzioni per le scarpe, scarpe basse e scarpe col tacco. I capelli ho deciso di realizzare giusto qualche boccolo, quindi niente di particolarmente impegnativo. Quindi io vi lascio al video, spero veramente vi piaccia e vi sia di ispirazione. Vi mando un bacio e ci vediamo la prossima volta. Vado ad applicare come sempre un primer, io utilizzo la base di Too Faced. Vado a prendere la Naked 2 e vado a prendere un colore illuminante e applico Verve, che è questo grigio chiaro brillantinato, e lo applico all'inizio del mio occhio, quindi come punto luce. Nella parte centrale, quindi nella restante palpebra mobile, vado ad applicare questo Long Lasting di Kiko, il numero 13, è un viola. Come ombretto viola che vado a posizionare sul Long Lasting, vado a fare una miscela di due colori. Il primo è il Parfait Amour di MAC e poi un altro che prendo da questa palette di Urban Decay, che sarebbe questo viola Ecstasy, che se non sbaglio fa parte della collezione permanente, quindi probabilmente lo troverete. Lo vado a posizionare. Porto il viola anche leggermente sopra la mia palpebra mobile. Per sfumare la piega dell'occhio vado a prendere un altro viola. Questo è matte leggermente, ma proprio leggermente satinato, che è il numero 153 di Kiko. Con un piccolo pennellino da sfumatura lo vado a posizionare qua. È un tono un po' più tenue di viola, quindi se avete ad esempio anche un lilla andrà benissimo, forse sarà ancora meglio. Dare spessore e quindi tridimensionalità al mio occhio vado a riprendere la Naked 2 e vado a prendere Pistol, che è questo grigio sempre brillantinato più scuro, un grigio topo, che quindi sarà, diciamo, il mio colore intermedio. Con il V19, quindi un pennellino penna da precisione, vado a tracciare la mia V e quindi inizio a sfumare. Lo porto verso l'interno. Vado a sfumare con questo pennellino da sfumatura di Enere Cosmetics e porto verso l'interno la mia sfumatura. Prendere invece il nero, possibilmente matte, e lo vado ad applicare alla fine del mio occhio, quindi rifacendo la V.
In questo modo, come se fosse una codina di eyeliner, la porto verso l'interno. In questo modo. E allo stesso tempo porto all'interno. Ora, con questo pennello da sfumatura, che da sempre è il migliore che io ho, secondo me è il migliore, è il 230 di Zoeva, ha questa forma che veramente vi sfuma al meglio, specialmente quando appunto utilizzate colori molto scuri. Quindi vado a sfumare, come sempre appunto porto verso l'interno. Vado a prendere Foxy. Lo applico sotto l'arcata sopraccigliare e lo applico anche leggermente sopra il colore scuro, facendo un mix però con Botical, che ha questo colore anch'esso illuminante, in questo modo, quindi per rendere diciamo meno forte il distacco fra la sfumatura e il colore illuminante. Vado ad applicare la Zero all'interno del mio. Con un pennellino da ombretto vado a riprendere Parfait Amour ed Ecstasy e lo vado a sfumare qui. Procedo all'applicazione del mascara. Sul viso rimango naturalissima, vado ad applicare Flow Power di MAC con un pennellino da blush. Stessa cosa per le labbra, vado ad applicare questo rossettino di MAC, l'Innocence Beware, che se non sbaglio MAC ora ha inserito nella collezione permanente, se non sbaglio, è un colore nude pescato. Total look per la festa della donna. Come sempre aspetto i vostri pareri, i vostri commenti, le vostre critiche e vi mando un bacione.